monopattini elettrici. Magari li avete visti anche voi in giro, perché c'è già qualcuno che li usa come alternativa al traffico delle nostre città. Se siete interessati all'argomento e volete sapere cosa significa guidarne uno, seguitemi questo video. Al di là delle mode, vale la pena parlarne perché il tema è diventato di stretta attualità. Anche in Italia, infatti, il governo ha da poco dato il via libera ad una sperimentazione per fissare delle regole per la circolazione di questi veicoli per la micromobilità. I monopattini, gli hoverboard, i mezzi tipo il Segway a due ruote e i monoruota. E cioè, per stabilire se possono andare sui marciapiedi oppure su strada, a che velocità, con o senza casco, con assicurazione oppure senza e così via. Trovate tutte le informazioni nel nostro articolo. Iniziamo allora a conoscere meglio questi mezzi di trasporto. È una categoria che ha prodotti di impostazione diversa, come vedremo. Quello che sto provando è costruito dalla Segway Ninebot, basandosi sul modello S2 che con la personalizzazione SEAT si chiama AXS ed è, diciamo così, uno dei modelli più ricchi. Il prezzo è di poco inferiore ai 600 euro. Per contestualizzare, pensate che le bici elettriche costano da circa 1000 euro a salire. Ci sono anche monopattini più economici in base soprattutto al tipo di sospensioni, alle gomme o ai freni, ne parleremo dopo. Nel caso specifico le ruote sono da 8 pollici, mentre le batterie sono all'interno del tubolare, così come all'esterno, a richiesta, si può fissare una batteria supplementare, in aggiunta a quella di serie da 187 watt-ora, cioè 0,187 kWh di capacità, con 300 watt di potenza e 25 km di autonomia dichiarata, che con la seconda batteria arriverebbero a 45 km. Il tempo di ricarica completa dallo 0 al 100% alla presa domestica è di 3 ore e mezza, mentre per piegare il monopattino bisogna spingere in avanti il manubrio tenendo il piede sul supporto. La prima cosa è partire, non si può azionare il motore elettrico da fermo per motivi di sicurezza, ma bisogna darsi una spinta e arrivare a circa 3 all'ora e poi via si può andare. E altra cosa che, come vi dicevo, è uno dei parametri che caratterizza il mercato dei monopattini è la frenata. Come vedete, già nelle prime curve io mi aiuto con il piede per la frenata meccanica posteriore ad attrito, ma posso anche usare la leva di sinistra per la frenata rigenerativa, perché il motore elettrico è davanti, quindi stiamo parlando, se volete, di un monopattino a trazione anteriore. La regolazione della potenza è molto facile, perché con la leva azzurra si può anche parzializzare, e poi è una questione di peso, perché in questi rettilinei dopo un po' ci si può anche un attimo rilassare e mettere il piede posteriore appoggiato con la suola e non magari tenendo la punta pronta per frenare, oppure in certe situazioni si può anticipare la frenata stando all'indietro. Vedete, qui sono su una pista ciclabile che è uno dei luoghi su cui la normativa sta regolamentando l'utilizzo dei monopattini, e qui andiamo a parlare del secondo argomento che potete considerare nella scelta di un monopattino, che sono le sospensioni, perché questo modello ha due ammortizzatori, due smorzatori, uno sopra la ruota anteriore e l'altro montato in posizione orizzontale per la ruota posteriore vicino al fulcro, perché vedete come su pavimentazioni come questo pavé è un po' quello che fa la differenza nell'utilizzo di tutti i giorni per non diventare troppo scomodo, oppure anche se dovete usare il monopattino in zone magari pedonali dove presumibilmente ci sarà una limitazione di velocità, avrete come qui una possibilità di cambiare le modalità di guida. Vedete, sono tre, io passo da, diciamo, eco, normal e sport. Magari ecco, in eco per convivere con i pedoni non posso andare troppo veloce, oppure adesso magari ve lo faccio vedere tornando indietro. Man mano che mi avvicino alla modalità sport posso arrivare alla velocità massima, che è di 26 all'ora. E qui, come vedete, un'altra cosa da tenere in considerazione è il fatto che le ruote di questo monopattino sono piene, e questo è molto utile in caso di foratura, non solo per la scocciatura ma perché le camere d'aria di ricambio non sono così diffuse, quindi è un altro elemento importante che bisogna tener conto quando si sceglie un monopattino. Vedete, 25-26 all'ora, dall'applicazione si può anche scegliere la modalità cruise control nei rettilinei più lunghi, e poi è anche una questione di ogni tanto abbassarsi per stabilizzare il mezzo nelle ondulazioni o nelle buche, come in questo caso vedete io aiuto le sospensioni con le ginocchia ammortizzando, e
riesce a prendere anche dei belli scossoni e comunque molto molto stabile. E l'ultimo aspetto da tenere in conto sono le dimensioni e il peso per valutare la praticità in condizioni di intermodalità, come si dice, quindi di utilizzo del monopattino come mezzo di trasporto tra un veicolo e l'altro. Come dimensioni tenete conto che nel bagagliaio di un'utilitaria bisogna togliere la cappelliera, perché gli ingombri del monopattino non sono ridottissimi. Come peso invece siamo sui 12,5 kg, non impossibili quando usate i mezzi pubblici, ma comunque non è fra i monopattini più leggeri che ci siano. Stesso discorso nel tipico percorso casa ufficio: se non volete fare sollevamento pesi potete anche trascinarlo come un trolley, ad esempio per usare l'ascensore, per poi metterlo sotto la scrivania ricaricandolo per il viaggio di ritorno a casa. Il livello della batteria è una delle informazioni che si trovano sull'applicazione, che si connette al monopattino con il Bluetooth. Si possono personalizzare le luci sotto la pedana, che si aggiungono al faro anteriore, alle luci di posizione posteriori e agli stop, in tutti i casi a LED per essere visti di notte. Oppure dall'app potete selezionare anche altre funzioni, come la password di sblocco o il regolatore di velocità. A questo punto dateci la vostra opinione. Avete mai pensato di affiancare alla vostra auto un mezzo di questo tipo? E se sì, che cosa state cercando? Quanto sareste disposti a spendere? E in generale, che tipo di informazioni vorreste trovare nelle nostre recensioni? Perché una cosa è certa, la mobilità del futuro sarà sempre più elettrica, ma non avrà solo un volante e quattro ruote.